veramente giriamo, vediamo questa piazza, io sono rimasta senza parole perché è proprio la vera gioventù, è il futuro. Qui assolutamente dobbiamo essere tutti vicini perché una lotta per il rispetto e l'amore, non ce n'è altro. Che ben venga le loro manifestazioni, per me fanno bene a gridare tutti insieme per il rispetto e l'amore. Il Napoli Pride si presenta sotto forma di flash mob in piazza del Plebiscito, senza il consueto corteo e con in prima linea la madrina Barca Bentaleb, artista napoletana d'adozione, impegnata da sempre contro ogni forma di discriminazione. Anche se in modalità rispettosa delle misure anti-Covid, il Pride 2020 non è perciò meno ricco di umanità e di desiderio di continuare a conquistare diritti. Napoli lancia il messaggio della voglia di vivere, del coraggio, del desiderio di stare insieme, che non è superficialità, perché Napoli ha dato un esempio all'Italia nel lockdown, lo dimostrano i dati obiettivi del contagio, però adesso è il momento anche del buon senso, anche per fare questa manifestazione, insomma non è facile, adesso bisogna capire che il virus c'è, ma bisogna abituarsi a convivere con il distanziamento fisico, ma non più col distanziamento sociale. E soprattutto che all'aria aperta si sta meglio che nei luoghi chiusi. E Napoli di questi anni ha fatto la lotta per i diritti, per i beni comuni, per la contaminazione e per gli abbracci. Quindi Napoli riprende da lì, riprende dalla lotta per i diritti, è una città che ha sempre aperto le porte a tutto e tutti e anche nell'epoca del Covid sarà la città rifugio di tutti quelli che vogliono un'energia antidepressiva. Questa è Napoli.